Un saluto a tutti voi amici, siamo arrivati finalmente al momento della recensione di questi due monitor dopo l'incidente che avete visto nel video precedente. Monitor da 27 pollici, IPS HP 27V, connessioni, abbiamo soltanto, purtroppo non sto a spostarvi i monitor dagli stand che come vedete li ho appesi a parete col classico attacco VESA. Comunque abbiamo un attacco, una connessione HDMI, una connessione VGA standard più cavo di alimentazione, niente di strano, niente audio integrato. Allora, design assolutamente elegantissimi, come vedete, con due monitor uno di fianco all'altro e le cornici veramente, ma veramente sottili, cioè sembra di avere uno schermo assolutamente super immersivo e super figo. Niente da dire. Come impostazioni, andiamo un attimo a vedere il menu. In menu abbiamo qui cinque tasti che danno poi la posizione secondo l'OSD per il tipo di funzionalità. Allora, cosa dire? A parte luminosità e contrasto, che sono cose abbastanza banali, controllo colore, abbiamo un po' di modalità sia caldo, neutro o sRGB, oppure modalità di visualizzazioni che possono essere anche personalizzate, eccetera. Io per esempio mi sono personalizzato questa modalità qui comunque torniamo poi indietro. Quindi, tra l'altro, come avete visto, c'è anche il filtro per la luce blu, interessante. Attualmente è attivo il filtro della luce blu e non distrugge neanche troppo i bianchi, quindi ve lo consiglio assolutamente. Controllo d'ingresso, vabbè, classicamente con mutazione automatica, niente di particolare. Controllo dell'immagine, abbiamo delle funzionalità molto interessanti. Al di là del contrasto dinamico che non trovo utile, al di là del controllo del nero che non trovo utile, abbiamo il tempo di risposta che io, per esempio, l'ho settato a livello 3, che comunque dovrebbe essere un pochino più veloce, un monitor a 5 millesimi, comunque non è super da gaming, no? È, diciamo, più da ufficio, da lavoro, niente di particolare. Comunque ho notato che anche a livello 5 non sfarfallano le immagini, perlomeno con la mia scheda video, che è una R9 280X, che ho montato in questo computer, come avete visto, come forse vedrete in un altro video, non dà problemi, quindi sono abbastanza contento. La nitidezza io l'ho messa a un livello 4, ma anche a livello 5, 6 è ottimo. Ovviamente bene a fuoco, si vedono veramente troppo i contorni delle cose e dà fastidio. L'overscan non è necessario. Importantissimo questa impostazione del livello video. Ora, di default, questo monitor vi viene dato col livello video automatico e viene settato sempre in livello completo. Quindi vi trovate questo monitor che ha dei bianchi, ha dei neri che sono assolutamente inguardabili, terrificanti. Mi sono andato a smanettare in tutte le impostazioni possibili di gamma, eccetera, anche nella scheda video, non riuscivo a farmeli vedere bene. Sono andato in questo menu, ho cambiato il livello video in intervallo limitato. Vi faccio già vedere la differenza tra intervallo completo. Vedete come il nero è molto più sporco. Intervallo limitato. Come vedete, il nero è molto più definito. Spero perlomeno che si veda, perché qua c'è la luce della finestra laterale che fa un po' così. Ed è importantissimo settare questi monitor in intervallo limitato con qualsiasi scheda video uno abbia. Controllo alimentazione classico, controllo menu, niente di particolare, gestione. L'unica cosa, possiamo resettare le impostazioni, lingua e informazioni, sono ovviamente le informazioni sul metodo di visualizzazione che abbiamo utilizzato. Abbiamo il conteggio delle ore di retroilluminazione della lampada, che è una cosa molto molto carina, questa molto carina. Adesso vi vado a far vedere sui due monitor due immagini che possiamo definire pseudo evocative, sono classiche immagini scaricate da Pixabay, quindi niente di particolare. Adesso vediamo se riesco a mettervele a schermo intero, che si fa così su Windows 10 con l'iconcina qua di lato. Eccole qua, ve le faccio vedere il meglio possibile. Come vedete, comunque, essendo un IPS, i colori, sia in queste, specialmente in queste immagini scure, sono molto, ma molto belle. Ovviamente qua c'è una minima barra nera, come vedete, perché l'immagine non è esattamente in 16 noni standard, quindi c'è una leggerissima barra nera. Che altro dire? Io personalmente sono contentissimo di questo acquisto. Allora, questo monitor qua su Amazon costa, mi pare, un 200 euro l'uno. Io li ho trovati in sconto all'Unieuro, malgrado tutti i casini che avete visto, a 170, 165, 170 euro l'uno. Quindi comunque significa che con meno di 300 euro vi portate a casa due 27 pollici molto belli e molto comodi per lavorare. Non saranno monitor super professionali, non saranno monitor da 110 Hz e tutto quello che vi pare, però
però vi assicuro che anche montare i video con questi monitor qua, malgrado i loro limiti, fa veramente il suo perché, e soprattutto lavorarci per tante ore, buttando giù la luminosità eccetera, perché in questo caso adesso vi faccio vedere che ho veramente i controlli di luminosità e contrasto molto molto bassi, ma questi sono più che altro per mie preferenze. Per esempio qui la luminosità l'ho impostata su 12, che è un valore molto molto basso, e anche il contrasto, che di default sta all'80, qui è un pochino più basso, al 72, però lo ritengo veramente un'impostazione bellissima, una modalità molto immersiva. E non rimpiango il fatto dell'avere uno schermo curvo, perché comunque avere due schermi fisici sul desktop mi è sempre piaciuto di più che i monitor curvi, quindi io non posso che consigliarveli. Ovviamente sono schermi per cui bisogna conoscere le loro pretese. Detto questo, vi saluto, al prossimo video.